Dopo aver forzato la finestra della camera da letto, un uomo di 26 anni e una donna di 23 sono riusciti ad introdursi nell'abitazione. Al piano superiore si trovava il proprietario, 67enne, con il nipotino di 8 anni. L'uomo, dopo aver sentito dei rumori, è sceso e ha sorpreso le due persone nella stanza, intente a rovistare e mettere a soqquadro il locale in cerca di qualcosa da rubare. Una volta scoperti, due, per riuscire a fuggire, hanno abbandonato il bottino fino a quel momento raccolto e hanno poi spintonato e colpito alle gambe l'uomo con un pezzo di legno. Fuori, ad attendere, lì c'era una Renault Megane con alla guida un'altra donna 34enne. Ma proprio quell'auto sospetta non era sfuggita ad un vicino di casa che poco prima aveva chiamato i carabinieri segnalando un mezzo mai visto nella via. I militari di Turate sono arrivati proprio mentre i tre stavano cercando di scappare. Sono stati quindi bloccati, perquisiti e arrestati per tentata rapina impropria. Si tratta di tre persone di etnia Rom, l'uomo e la donna autista, che ha dichiarato di essere incinta di poche settimane, sono nati in Italia, mentre l'altra donna è di nazionalità bosniaca. Erano tutti e tre già noti alle forze dell'ordine, sono stati trasferiti al carcere del Bassone. Il 67enne non ha riportato ferite gravi, ma sarà difficile dimenticare quei minuti di terrore.